È attesa per il 21 dicembre la sentenza del GUP del Tribunale di Pisa nell'ambito del processo per la scomparsa di Roberta Ragusa. La procura lo scorso 2 dicembre ha chiesto per il marito, Antonio Logli, 20 anni di carcere. Unico imputato e accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Roberta Ragusa, l'imprenditrice di 40 anni, è scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2012 dalla sua abitazione di Gello. Intanto nuove intercettazioni registrate durante l'inchiesta sono state diffuse da Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3. Nelle intercettazioni i genitori di Antonio Logli avanzano dubbi sul loro figlio, propendendo per l'ipotesi sostenuta dall'accusa, ovvero che sia stato proprio lui ad uccidere la donna. L'intercettazione dell'8 luglio 2012, quando Roberta Ragusa era scomparsa misteriosamente da 6 mesi. I genitori di Logli parlano della scomparsa della nuora e delle possibili responsabilità del figlio nella vicenda. Ma stavano bene, lei. Certo che siccome la voleva lasciare, e lui ha preso una decisione, guarda fuori. Io l'ho pensato. Io no, ci voglio vedere.